Alicia Barnett, 28enne inglese, è una futura sposa e sta organizzando il matrimonio con il fidanzato John Douglas, 31enne. Però, dopo una competizione ciclistica, sarebbe stata colta da un attacco di tosse e avrebbe scoperto qualcosa di terribile e allucinante. Ci troviamo a Londra, capitale del Regno Unito, Alicia è in ospedale. La diagnosi non le lascia scampo alcuno. La ragazza infatti ha un tumore ai polmoni incurabile. I medici non si sbilanciano su quanto tempo le resta da vivere. Alcune persone con la mia malattia, avrebbe detto la giovane, sono vissute anche 10 anni, ma i medici mi hanno detto che se smettessi adesso le cure non avrei più di 2 mesi di vita. Alicia, che è sempre stata molto sportiva fin da piccola e non ha mai fumato, inizia ad avere dei sintomi durante una gara ciclistica. La ragazza viene infatti colta da un attacco di tosse, successivamente però inizia a soffrire di dolori alla schiena. E non riesce a collegare però subito al primo sintomo. I medici all'inizio pensano ad una banale polmonite, ma da analisi più approfondite emerge la terribile verità. Tumore ai polmoni al quarto stadio, incurabile. Il cancro sarebbe stato causato dalla mutazione di un particolare gene chiamato ROS1. Condizione molto rara che si presenta su un paziente di tumore al polmone ogni 100. Alicia dovrà sottoporsi per sempre a sedute di chemioterapia e per questo motivo non potrà avere bambini. Ma la ragazza in questione si sente lo stesso molto fortunata. Ho una bella famiglia ed un fidanzato che mi ama, che sposerò il prossimo 19 dicembre. Il momento più brutto è stata la perdita dei capelli. Ma almeno vuol dire che il farmaco ha funzionato. Vi ringrazio per l'ascolto, cari utenti. Il video termina qua. Un saluto.